Civile di Pescina, gruppo A, per la quale chiederei un applauso forte. Questi giorni dell'emergenza neve sono stati veramente impagabili ed encomiabili per il lavoro che hanno profuso e per la sicurezza che ci hanno garantito. E quindi abbiamo voluto questa sera, nell'occasione particolare, che di qui a un secondo vi dirò, anche offrire loro questo omaggio della città. Siamo qui perché Dacia Maraini, con la sua scuola di teatro, con gli amici Rolando e Fiorella, hanno scelto il nostro territorio, la Marsica, questo territorio inserito nel Parco Nazionale d'Abruzzo e non solo, perché abbiamo anche il Parco di Rentevelino, quindi siamo un territorio dove l'ambiente è una risorsa importante. Dicevo, questo territorio l'hanno scelto anche per portare cultura di altissimo livello, una scuola di teatro che vede partecipare persone da tutta Italia, e anche a loro porgo il saluto e il ringraziamento della città di Pescina per essere qui con noi e per voler condividere con noi le bellezze della nostra città. E per questa serata, per questa loro lezione di teatro, hanno avuto una insegnante d'eccezione, a tutti nota, non ha bisogno di presentazioni, Simona Marchini, con la quale ho scoperto, leggendo un po' qualche tratto biografico che mi accomuna, non solo il fatto che per me Roma è stata importante, per lei sicuramente di più, ma una particolare zona di Roma come Villa Sciarra, dove io andavo da bambino, dove mi accompagnavano da bambino, ho potuto scoprire che è anche una zona di Roma che lei ama particolarmente. Marchini per me, come me, per chi come me è romanista, significa anche tanto, non l'ho detto prima, ma quelli più anziani capiscono che cosa intendo. E quindi per noi è stata un'occasione importante per avere la possibilità di questo scambio culturale, che è non proprio uno spettacolo, come mi ha detto prima, una chiacchierata che forse in questo senso ci aiuta, quando l'amplificazione si sia rifiutata di fare il suo mestiere, una chiacchierata con noi qui a Pescina, con l'auspicio che possa essere solo un incipit, un inizio, e magari attraverso altre occasioni poterla avere nuovamente nostra ospite, magari in veste di attrice a tutti gli effetti, perché no, anche con qualche altro collega attore della stessa qualità e della stessa importanza. Amico Rolando Panfili, che inviterei a raggiungermi, altrimenti da anni ormai, penso che molti lo conoscono, costituisce il motore delle iniziative della Dacia Maraini sul nostro territorio. Gioia in qualche modo è stata aprivista con il teatro di Gioia Vecchio, e che dire, il resto della scuola penso che è giusto che lo presenti tu, io non voglio dilungarmi oltre, perché tutti siamo qui per ascoltare Simona Marchini, quello che vorrà regalarci in questa tardo pomeriggio, e ti lascio la parola ringraziandoti di averci voluto coinvolgere in questo progetto insieme ad altre città della Marsica e del Parco, per diffondere cultura, per diffondere teatro, perché questo teatro merita sicuramente di tornare ad avere personaggi di spessore e di qualità. Grazie. Io ringrazio tutti voi innanzitutto per aver accettato questa scommessa che va avanti da 12 anni, solo un anno la scuola non si è fatta. Questa scuola è diventata dallo scorso anno itinerante, cioè tocca tutti i paesi che vogliono sostenere, ospitare la scuola. Questo paese, dobbiamo dire che l'ha fatto in modo eccezionale, dobbiamo essere sinceri, c'è tanta precisione, c'è tanta attenzione, e noi siamo veramente molto contenti, ma siamo veramente contenti di ospitare la più grande attrice italiana oggi che noi conosciamo rispetto alle tematiche che tocca. Simona Marchini è un'eclettica donna dello spettacolo, è stata sempre attenta al suo universo artistico, è melomane convinta e ha diretto registicamente diverse opere liriche. Questa sera ci darà un saggio breve che durerà circa 20 minuti e il titolo di questo monologo è L'opera che passione. La signora Simona Marchini racconta La Traviata.
Io vi lascio a questo momento straordinario e importante per il teatro italiano e per questa città, che veramente merita, con questo piccolo tempo, di avere grandi spettacoli di grande qualità. Grazie per essere venuti. Stefano, a Marco, a Paola, a tutti quelli che insomma consentono di fruire questa struttura, e credo che a noi adesso tocchi scegliere e sentire. Simona Marchini.